cosa si utilizza? Un cucchiaino. E poi? Che ti permetterà di accedere a un mondo di ricette tutto nuovo per aiutarti e semplificarti la tua giornata. È una cover che ricarica il telefono ad energia solare. Ok. Quindi ha inserito due pannelli che si collegano alla batteria e in modo da non utilizzare la corrente elettrica. Dati spazio alla fantasia, perché è importante che capiate il processo nel miglior modo possibile. Che vantaggi genera? Cioè, voi create questa idea perché volete venire incontro a che cosa? Cioè, nel senso, dal punto di vista del produttore e dal punto di vista del cliente. Cioè, il cliente con questa idea si avvantaggerà in questo senso perché ha questi interessi. Cioè, il cliente vuole da questa idea, vuole questi vantaggi, vuole superare queste difficoltà e avrà questi interessi. Prima indicazione, qualunque lavoro che facciate nella vita, qualunque, anche il rifugio da, in montagna, in, sulle Dolomiti, rimanendo soli per almeno 6 mesi all'anno, qualunque lavoro che facciate, vi metterà a confronto con delle altre persone. Toglietta! Allora, questo entusiasmo, donalo, non buttarlo su quello schermo e su questo tipo di idee. Tra l'altro, scusatemi ragazzi, magari altro di chiesa, quindi facciamo molto bene. We'll be right back.
scaricate l'attenzione, abbiamo qua anche l'assessore del Comune di Cinisello Balsa, come avevo anticipato, l'assessore Daniela Maggi, l'educazione della scuola. Per questo, che adesso hanno assistito anche al vostro speed date e vogliono dirvi qualcosa, insomma. Beh, io sono Daniela, piacere, e grazie di essere qui, davvero. E è stata una bellissima esperienza perché noi con le politiche giovanili siamo abituati a lavorare con i ragazzi e devo dire, io lo dico sempre, che siete veramente una fonte inesauribile di idee, sempre fresche. E questa sera ne abbiamo viste davvero tante. Spero che questa serata vi sia servita al di là della formazione anche magari per cercare una vostra personale attitudine e che vi aiuti a, nel futuro ad incanalare queste cose che avete imparato in questi giorni e che mi auguro imparerete ancora nel futuro. Quindi io vi ringrazio ancora e se la mia collega vuole che dire, ragazzi, è stata veramente un'esperienza bella anche per noi, vero? Interessante. È la prima volta che io assisto comunque a delle presentazioni così. Penso che per voi sia stata una grande opportunità e un grande mettervi alla prova. No, avevo sottovalutato, eccetera, insomma, no? Nella presentazione, eccetera. Molti di voi hanno un atteggiamento, no, in scuola che è totalmente altro rispetto a quello che ho visto adesso. Ogni cosa è stata studiata per arrivare a questo risultato. Comunque io aggiungo anch'io sono molto contento, cioè, perché mi ricordo le premesse, sembrava che alcuni fossero bloccati completamente, oddio cosa devo fare, sì. Non so. E invece avete visto dove siete arrivati oggi, non è finita niente. Al di là delle scelte, dell'originalità, lo scoglio difficilissimo, quello dell'esposizione, chiunque di voi per ambito professionale sa che è uno scoglio importante per professionisti navigati. Io ho visto manager aziendali crollare di fronte a un'esposizione, a una riunione magari con persone importanti, quindi complimenti, perché quello non è scontato per niente.